Io ne mangio ancora comunque. È buono, eh? Tu lo sai però il segreto? Qual è? L'erbazzone. Il lardo. Perché l'erbazzone reggiano sa molto di cipolla. Ok. Che io la cipolla neanche la metto nell'erbazzone. No, tu metti il verde del cipollotto, mi hai detto. Sì, ma è un'altra cosa, sai? La gamba dei cipollotti. No, non mi dire bugie perché io lo devo fare al ristorante. Faccio questa ricetta che si chiama erbazzone. Tu non sai l'inglese, però. Air. Bazzone. Perché l'air vuol dire aria, ok? E io l'ho chiamato erbazzone perché ho mischiato la tua ricetta, quindi la nonna vince. Ferran Adrià, che è quello che vado a conoscere, che lui faceva l'air croissant, l'air, faceva delle cose, le chiamava air, che erano tutte piene d'aria. E poi Michael Jordan. No, Tommy, io non ne conosco questo personaggio. Sono troppo del 42, troppo. Sto per andare in Spagna. Potremmo vederla come una vacanza spirituale. Cioè, andare al buio è come andare in un monastero. Cioè, Ferran Adrià per me è come il Papa. Sto andando da una delle 80 persone più influenti nel mondo. Da una persona che ha cambiato la storia del mondo attraverso la cucina. Lui ha, non so, inventato il pre-dessert. O ha inventato le pinzette da cucina. Se c'è la colla di pesce nei supermercati è anche grazie a Ferran Adrià. E lui ha cambiato la vita della gente attraverso il suo studio e il suo lavoro. Come mi vivo il poter incontrare Ferran Adrià? Non lo vivo da chef. Lo vivo da persona, cioè è un'opportunità come persona di conoscere un grande rivoluzionario e di conoscere una persona geniale e quindi per me, anche proprio come Tommaso, io mi sento fortunato a poter imparare e allo stesso tempo, per come sono fatto io, sarà l'essere un ventenne, non mi mette ansia. Cioè so che sto andando da una persona che mi ha chiamato perché mi vuol conoscere anche lui, quindi magari ci sarà un rapporto umano e quindi non ho l'ansia, anzi sono aperto a tutto quello che mi arriverà adesso. Un po' d'ansia. Sì, perdone, un po'. Sì. No. Buongiorno. Ciao. Come sta? Tommaso. Sto bene, lei? Un piacere. Come sta? Niente. Fantastico qui, no? No, è bellissimo. Io sono molto invidioso di questo posto. Beh, ho almeno un anno di cose su cui lavorare a livello di pensiero, perché è stato folgorante, cioè nel senso non mi aspettavo questa sua apertura nei miei confronti, sai, non è mai scontata, ma è stata la prima volta nella mia vita in cui io ero in completa fase di ascolto. Allora, io sono venuto per chiedere un consiglio, ok? Perché io sto aprendo un ristorante, sì, a Modena. E con la Vaccia è stato con la Vaccia. Sì? È molto bella Modena. E niente, volevo chiederle un consiglio. Sì. O posso darti del tu? Sì, sì. Ah. Scusa. Allora, ti chiedevo un consiglio
perché appunto vorrei capire come faresti tu ad aprire un ristorante adesso. Prima di tutto, perché quieres montare un ristorante? Mi ha voluto mettere alla prova. L'ho sentito che mi ha voluto mettere alla prova e mi ha messo alla prova dall'inizio. Perché credo che lui abbia all'inizio mi abbia messo alla prova apposta per poi dirmi le cose che voleva dirmi. Perché sento il bisogno di mettermi alla prova, mettermi in gioco. Soprattutto che hai che essere. Tener mucha pasión, pero también ser pragmático. ¿Conoces? Primero tienes que pensar que un restaurante es un negocio. Io ero convinto che di partire con le mie domande, e invece me ne sono arrivate tipo 4 di fila, e è stato bello, ma sapevo che mi avrebbe messo alla prova. ¿Cuántas sillas tiene el lugar? 18. 18? Sí, perché il posto è molto piccolo. ¿Y vas a abrir mediodía y noche? Pranzo e cena. ¿Han de cenar? ¿Cinco días? Cinco días. Cinco días. Ahora, tú fíjate que yo soy la estampa o Corriere de la Sera, ¿vale? No, tal, y te pregunto, o soy un cliente, ¿vale? Un cliente, ¿vale? ¿Qué tipo de cocina vas a tener? Allora, direi personale, nel senso che non mi piace dare, non voglio chiudere la mia idea di cucina in una scatola e dargli un nome. Okay. No, pero su nombre, oiga, ¿quiere? No un nombre, pero no, ¿qué tipo de cocina hace? No, yo soy un periodista ahora, ¿eh? No, si no quiere poner el nombre, pues me lo especifica sí. En una frase, ¿qué tipo de cocina es? Certo, è sicuramente fine dining, con un solo menu degustazione. Ogni 4 mesi si va a cambiare tutto il menu e cambia anche tutto il ristorante. Cada 4 mesi è difficile, ¿eh? Sì? Muy difícil. Muy difícil, ¿eh? Tienes que... porque yo soy un periodista... Si me dices 4 meses, tal, ¿vale? Tú puedes decir que tu filosofía va a ser, ¿vale? Que sea algo vivo, ¿vale? No, bien, pero no digas cada 4 meses porque los primeros 4 meses vas a estar así. Sí. ¿Y cuánta gente va a laborar? Siamo in 3, io, altri 2 in cucina. 3, solo 2. E la lavapiatti. El lavaplato, 4. No, no. Siamo... No. Sí, pero no, ey. Però non ho... No, puede, es imposible. Ok. Tommaso, es imposible. Esto, okay. Lo más importante de todo lo que te he dicho es esto. Pero cuando tú quieres hacer una cocina elaborada, es imposible. È ovvio che lui dà un consiglio in una visione sua che è sicuramente... giusta. Okay, però lui ha la sua esperienza e io la mia e io in questo momento non so se posso attuare tutto quello che lui mi ha detto per un fattore economico, cioè io ci sto mettendo appunto solo i miei soldi e non so se posso permettermi di partire con 3 persone in più come mi diceva lui. Tienes que empezar con más personal. Lo so, però è un problema economico di base. Sì, ya, pero entonces sabes que para que si empiezas con muy pocos clientes, la imagen no es buena. Ahora tienes que morir nel mio con tu proyecto. Y tu proyecto es, al principio, no 2 camareros, 4. Sí. No 3 cocineros, 5 o 6. Al principio. Ok. Mi ha chiesto di vedere i piatti, ho fatto vedere i miei piatti, Fran Adrià. Cioè, stiamo parlando. ¿Has hecho ya oferta, platos? Ho fatto dei piatti, sì. A ver, tienes en foto? Urca. Allora, questo è un dolce, un dessert. Zuppa inglese. Non ti piace? Questo è molto elaborato. Questo qua è parmigiano aceto. È presente ghirlandina? Sta bene. È una cucina minimalista. Ah, beh, sì. No, questo è importante. È la cucina più difficile che hai per fare. Minimalista la definita. È una cucina minimalista. Sì, perché se non mi gustaran los platos, tendrías un problema. Può essere. E per ora come andiamo? Bien, me gustan. Allora, questo... Che è? Questo è un baccalà. Baccalà? Ho preso un ingrediente da ogni continente. Un piatto che di tradizione mondiale. Poi basta, perché sennò mi sento... No. Questo è un po' il mio simbolo, che è Be Human. E quindi questo era un piatto con uno specchio, che quindi quando tu me lo mangi ti vedi. E parla di umanità, di... Troppo lungo, eh? Questo non gli è piaciuto. Questa linea... Bueno, es compleja. Primero, soprattutto per empezar,
tienes que concentrarte en la comida. Ma l'ho presa bene, anzi io volevo che lui facesse così, cioè non non sapevo se lui mi avesse risposto in maniera sincera, ma lui è stato sincero al 100% dalle reazioni che ha avuto, e quindi per me questo è un grande segno di stima da parte sua. Cioè lui, per me, una persona come Ferran Adrià, che è sincero con me, vuol dire che gli interessa. E sapere che Patrizia possa interessare a una persona come Ferran Adrià, per me è è proprio, mi sento onorato, cioè, ma più che onorato mi sento fortunato di quello che sta succedendo nella mia vita. Un restaurante tiene que dar ejemplo. ¿Capisci? Sostenible, ecología, esto tiene que dar ejemplo. Pero hay que entender que las millones y millones de personas, su sueldo, el soldi, es muy pequeño y tienen otros problemas. Molto vero. Va bene. Muy bien. È stato, io grazie, è stato incredibile. Muy bien. Okay. Nos vemos. Grazie Ferran. Ciao. Immagini di costruire un posto, ti fai consigliare, te lo costruisci nella testa, ma poi a un certo punto sbatti la testa contro la realtà, e la realtà è: bisogna lavorare, mancano i soldi, manca il tempo, non sei pronto, andrà tutto bene, tutta una serie di cose che adesso a cui bisogna rendere conto. E prima di aprire adesso bisogna provare i piatti, bisogna assaggiare i piatti, bisogna organizzare i lavori, far correre la gente, tenere a bada i ragazzi che stanno scalpitando, iniziare a far consegnare le cose, capire se tutta la fase di preparazione è stata giusta e già iniziare a pensare poi a un futuro. Cioè la cosa incredibile è che tu ti concentri su quello che devi fare adesso e nel mentre stai già pensando a quello che devi fare domani, perché sennò sei perso. Prima volta? La nostra prima volta. Stiamo andando un po' lenti, acceleriamo. La prima volta!